io intanto dico quello che credo abbiamo raggiunto come risultato di questo primo confronto. Il fatto di aprire un tavolo di confronto permanente con la Valsusa, con i sindaci della Valsusa, un tavolo di confronto che anche ha l'obiettivo di ripensare anche il futuro funzionamento dell'osservatorio, che potrà cambiare, pur avendo svolto secondo noi un ruolo molto importante, potrà ulteriormente svilupparsi e quindi determinare un ulteriore luogo dove il confronto possa avvenire costantemente e su nuovi argomenti. Il governo ha ribadito la centralità del corridoio europeo, il fatto che questi sono corridoi di grande percorrenza europea e quindi la presenza dell'opera per noi non è in discussione. Ha dato però amplissima disponibilità a questi tavoli di confronto che si faranno nel nuovo organismo che nascerà a rendere trasparenti tutti i dati, a discutere di tutte le opere, delle cantierizzazioni, tutte le opere complementari, tutte le modalità dei progetti definitivi per la tratta italiana, quindi a ridiscutere con molta serenità e con molta apertura rispetto a tutte le intelligenze del territorio che ci verranno suggerite per rendere quest'opera, anche se non condivisa, accettabile nella misura migliore. Quindi abbiamo convenuto di iniziare questo dialogo.